Sette consigli per fargli venire paura di perderti. Allora, quali sono sette consigli che ti voglio dare, molto importanti per fargli venire paura di perderti, per fargli avere paura di perderti? Questo serve per creare mancanza e la mancanza, come ho detto in tanti frangenti, è la cosa migliore per sedurre, per conquistare, per fargli percepire di essere innamorato o innamorata di te, ovviamente. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Allora, esistono alcuni trucchi per capire meglio gli uomini e vivere una relazione romantica appagante. Per questo è necessario andare alla fonte, diciamo, dei meccanismi di innamoramento maschile per adattare poi un comportamento che vada a sviluppare questi meccanismi. Se un uomo che si allontana, diciamo, è perché probabilmente non gli hai fatto sentire la sua mancanza. Diciamo che la paura dell'abbandono è la madre, diciamo, del sentire la mancanza, è legata in qualche modo alla dipendenza emotiva e quindi è una leva che si può attivare per invertire un po' gli equilibri di relazione nella coppia se tu non eri veramente, diciamo, considerata di valore da quest'uomo. La paura a generare paura di abbandono equivale a creare mancanza ed essere desiderata da un uomo. Questo è fondamentale. Affinché abbia paura di perderti, abbia paura di perderti, quest'uomo deve essere, diciamo, deve sentire una sorta di attaccamento nei tuoi confronti. Tu dovrai mettere in atto delle azioni per creare attrazione e poi essere molto sfuggente. Questo contribuirà a far sì che l'uomo investa nei tuoi confronti, che desideri conquistarti e anche quindi fare degli investimenti nei tuoi confronti. E ti metterà anche su un piedistallo, ti differenzierà dalle altre donne e quindi potrai avere una vita quotidiana, diciamo, eccitante e positiva. Il valore sociale, il tuo valore sociale crescerà. Questo è veramente importante. Aumenterà il tuo valore sociale e ti valuterà meglio. E quindi sarà molto più coinvolto nei tuoi confronti. Devi assolutamente evitare tu di diventare dipendente dal partner, quindi devi assolutamente evitare di dare troppo, perché dare troppo non ti farà percepire, sicuramente non gli farà percepire la tua mancanza. Devi, come dire, far scattare nella testa il meccanismo, io la conquisterò, io, ecco, questo è fondamentale. Quali sono quindi questi sette consigli che vi faranno percepire la tua mancanza e quindi piano piano faranno sì che, diciamo così, si legherà sempre di più a te? Il primo è quello di manifestare energia, essere una persona vitale, essere una persona positiva, essere una persona allegra, essere una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno. E questo è molto importante perché tra l'altro ti permetterà di attirare nella tua vita tante altre persone e tutto questo va a creare un'interdipendenza positiva. Quindi inizia a manifestarti come persona come persona in grado, diciamo, di sviluppare tutto questo. Quindi non essere pessimista, non essere triste, non fare la sfigata, perché questo allontana gli uomini, non fa sentire la mancanza, anzi, sono contenti se ti togli dai coglioni, diciamo così, e vanno a accendere un cero alla Madonna. Il secondo meccanismo è quello di essere una donna con valore sociale, cioè una donna con intelligenza sociale che interagisce con tante persone, ad esempio interagisce anche con tanti uomini,
Quindi non startene nel tuo angolino, diciamo così, ma interagisci con tanti uomini, interagisci con tante persone. Questo ti farà percepire veramente come una donna di alto valore sociale, una donna che merita, una donna che attira, e tutto questo ti porterà soltanto dei grandi benefici. Per cui ti suggerisco proprio di sviluppare valore sociale. E il terzo punto, che è un altro punto fondamentale, è creare valore professionale e indipendenza. Cioè non puoi essere la sciampista che non sa arrivare a fine mese, che è sempre in bolletta, perché purtroppo questo vale un po' nella vita, cioè vale un po' nella vita in generale. Cioè anche per te, che vita di merda fai? Cerca di realizzarti professionalmente, non è che devi diventare come dire, una capitana di industria, però devi trovare un sistema per essere autonoma, autosufficiente, indipendente, quindi una donna che abbia valore professionale. Questo è molto, molto importante, insomma. E indipendenza, indipendenza economica, questo è veramente basilare. Quarto suggerimento è prenditi cura di te, fatti vedere come una donna femminile, non zoccolona, non puttanona da corsa, ma una donna femminile, una donna che sa sviluppare, diciamo, delle situazioni positive, una donna che presenterebbe anche alla madre, ma che nel suo tempo, insomma, lo eccita. E questo è il connubio, diciamo così, no? Che non deve essere un qualcosa di dicotomico, quando vado dalla mamma mi metto casta, poi dopo sono zoccola. No, no, è un mix di persone, di cose che devi coltivare in modo integrato, totale. Quinto suggerimento, datti degli obiettivi, perché agisci molto meglio. Una donna che sa sempre quello che vuole, sa sempre degli obiettivi. Questo un uomo lo percepisce, percepisce che non ha a che fare con una sciacquetta che non sa cosa vuole, non sa dove andare, metti anche degli obiettivi alti, cioè lui non deve pensare che insomma tutti accontenti del primo catramista che passa, perché sennò dice vai dal catramista. Quindi metti degli obiettivi definiti, anche alti, è molto importante nella tua vita. E sesto suggerimento, fatti percepire come una donna comunque dolce e femminile, anche un po' materna, perché comunque l'uomo va alla ricerca anche di questo, perché questo attira molto. E ultimo suggerimento, non dare nulla se lui non fa un investimento su di te, cioè tu di principio mantieni la distanza, sarà lui a dover agire per accorciare questa distanza. Questi sono sette suggerimenti molto importanti che ti faranno sentire la tua mancanza. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo, e ti ricordo inoltre di iscriverti al canale attivando la campanella, perché se attivi la campanella potrai ricevere le notifiche dei nuovi video.